subito a salutare la nostra amica che troviamo quest'oggi, è Cristina Canestri, una ex studentessa della scuola che ha frequentato il 12° corso in gestione d'impresa e che le ha permesso quindi di avviare la sua carriera oggi consolidata nel settore moda come project manager. Quindi do subito il benvenuto a Cristina. Ciao Cristina! Ciao Eva, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te, sei la benvenuta qua su Lady Radio. Allora, come dicevo in apertura, ex alunna di quella che oggi appunto è Sati, ma quando l'hai frequentata tu era ancora SSA, ovvero SSA, ovvero la scuola di scienze aziendali, ma mancavano le tecnologie industriali. Ecco, ti volevo chiedere, cosa ha rappresentato per te la scuola, Cristina? La scuola Sati, l'attuale scuola Sati, è senz'altro un'eccellenza formativa del nostro territorio. È un modello educativo e formativo di riferimento con trasferimento di valori e di competenze e questo lo posso dire e testimoniare sotto tre punti di vista. Primo, come dicevi tu, come studentessa, perché avendo frequentato il corso ho avuto modo proprio di vivere in prima persona la scuola, ma anche come recruiter, in quanto quando mi sono inserita nel mondo del lavoro, in azienda abbiamo avuto in tanti momenti occasione di chiedere l'aiuto e il supporto alla scuola per reclutare stagisti e giovani imprenditori. E devo dire che anche in questa esperienza ho avuto modo di constatare che la scuola dà agli studenti un grande imprinting aziendale e questo si nota quando entrano in azienda. E il terzo punto di vista è come ambassador, quando mi sono ritrovata con amici e con parenti a dare dei consigli su come inserire i figli che magari erano in un momento critico di scelta formativa. E devo dire che in tutti i casi a cui sto pensando la Sati è stata veramente la scelta vincente per i ragazzi. Si sono reinseriti, hanno ritrovato tra virgolette il loro posto nel mondo e c'è stata sempre la garanzia del loro placement, quindi devo dire che la scuola ha vinto. Senti, quindi insomma, in questi anni hai avuto modo di apprezzare la scuola anche soprattutto appunto dopo l'esperienza che hai avuto da studentessa. Ci vuoi però parlare di quello che è stato il tuo percorso di studi, che specializzazioni avevi scelto, dove avevi fatto lo stage? Sì, allora io ho fatto appunto la scuola diversi anni fa, ma fin da subito la scuola ha una specializzazione che è il marketing, che prevede l'esperienza all'estero, quindi io ho fatto la scelta nel secondo semestre della specializzazione, all'epoca si chiamava marketing e tecniche di vendita, che mi ha permesso di andare all'estero in Argentina. Io sono stata 4 mesi presso la Camera di Commercio estero in Argentina, Buenos Aires, e devo dire che anche in quell'occasione la scuola, oltre ad aver trovato l'opportunità formativa, è stata sempre alle mie spalle in momenti di difficoltà, perché chiaramente non solo entri nel mondo del lavoro, ma sei solo in un paese dove devi parlare la lingua che non è la tua lingua, quindi è stata un'esperienza formativa anche l'esperienza all'estero, e tuttora è prevista per chi sceglie il marketing. Senti, quindi insomma mi sembra di capire che per chi come te ha vissuto in pieno l'esperienza della scuola, l'evento che è previsto per il 14 giugno sia davvero una bella opportunità da cogliere. Stiamo parlando dell'Alumni Sati Day. Sì, assolutamente, credo molto in questo momento, spero veramente di rincontrare tutti gli ex studenti e gli attuali, perché è un momento, soprattutto in questo periodo storico, dove l'aggregazione un certo livello è fondamentale per la relazione personale ma anche professionale, quindi sarà il momento di ritrovo tra ex alunni e attuali studenti, ma sarà anche il momento in cui si potrà tenere contatti e recuperare i rapporti per assolvere alla vocazione della scuola di essere un ponte tra scuola e lavoro. E come direbbe il direttore Piero Baldesi, viva la scuola di scienze aziendali. Vi aspettiamo il 14. Sì, senza ombra di dubbio. Senti, invece, al di là dell'esperienza, ma anche l'esperienza, non so, con quelli che sono i tuoi ex compagni, ti senti sempre, sei sempre rimasta in contatto? No, con gli ex studenti diciamo che poi se ci sono occasioni lavorative ok, oppure in alcuni momenti di ritrovo presso la scuola sì,
ma è difficile perché la scuola veramente apre a tutti l'opportunità nel mondo del lavoro, che è molto ampio, quindi chi si è inserito in un settore, chi in un altro, se non ci sono occasioni di ritrovo non è facile. Quindi poi sono passati tanti anni da quando l'ho fatta io, però devo dire che il network della scuola è sempre collegato, assolutamente, ma anche con gli studenti e i docenti. Io ho ancora contatti con la prof di spagnolo, di francese, quindi è bello anche perché si mantengono dei contatti, non per forza quelli del tuo corso. Ecco. E poi quello che è bello veramente, perché insomma veramente la Sati forma quelli che sono insomma le future figure lavorative, perché c'è proprio questo filo conduttore, scuola, lavoro. Assolutamente sì, assolutamente. C'è da considerare proprio che è questa la peculiarità della scuola, che durante il corso, quindi durante gli studi, la scuola ha un modulo formativo veramente unico, perché ci sono gli imprenditori, le figure aziendali che vengono alla scuola e portano i loro casi, quindi si affrontano casi aziendali concreti, non è solo una nozione che si può leggere su un libro, ci sono proprio delle esperienze, è un'esperienza formativa di alto livello, proprio perché i docenti non sono solo accademici, ma sono anche aziendali. E all'interno del corso ci sono dei momenti, peraltro, pensati proprio per far sì che i ragazzi, gli studenti, possano crescere nel team building. Si chiama Syndical Game, che già il termine dice che è come un gioco, ma in realtà è un momento molto difficile nella formazione, perché insieme i ragazzi devono creare un argomento, devono creare una situazione dove si mettono il syndical game, dove si mettono nella posizione di creare la posizione dell'azienda e del sindacato, diciamo, di coloro che prende le difese del dipendente. Oppure ci sono dei momenti come delle business tutor, quindi ecco, delle occasioni dove si creano dei momenti speciali, non solo appunto legati alla formazione didattica. Bene, grazie davvero a Cristina Canestri, ex studentessa di Scuola Scienze Aziendali. Grazie per essere stata qua con noi su Lady Radio. Grazie a voi. E ricordo a tutti gli ex alunni all'ascolto che proprio mercoledì 14 giugno, a partire dalle ore 18, si terrà proprio nella sede storica della scuola in via Tagliamento 16 a Firenze l'Alumni Sati Day, ovvero questo evento interamente dedicato alla community di ex alunni. Per tutte le info potete comunque consultare i profili social di Sati oppure contattare la scuola inviando un'email info@sati.it.